Presidente, intanto la grande soddisfazione ovviamente della Serie A e anche di questa premiazione in centro città Verona. Sì, soprattutto della promozione, che è la cosa più importante. La premiazione va bene, ma siamo già proiettati a quest'altro anno, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, per fortuna, e penso che sia stata sofferta ma molto meritata e andiamo avanti. I lavori sono già iniziati, mi sembra di capire, perché c'è già stata una piccola riunione anche con l'amministrazione comunale. Sì. Si è parlato, immagino, del centro sportivo. Si è parlato del centro sportivo, che dopo il benestare della sovrintendenza un anno fa siamo ancora incagliati, quindi vogliamo andare avanti, vogliamo accelerare, quindi abbiamo chiesto un po' di spiegazioni a che punto siamo, mettere a posto lo stadio, insomma cercare di fare cose, diciamo, propedeutiche alla nostra attività. Luca Toni ha detto che non sa ancora cosa farà da grande, abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport, e oggi non c'era, c'è un motivo per questo? No, non c'è nessun motivo. Luca con me ha un rapporto strepitoso, è un valore aggiunto per questa società e lui sa perfettamente la stima che ho per lui, e quindi il ruolo non sarà un problema, lo troveremo, anzi diciamo che l'abbiamo già trovato, già individuato, io so dove lui, diciamo, posso sfruttarlo per il bene del Verona, e oggi non c'è perché avendo il compleanno fatto anche lui ieri è, diciamo, in viaggio premio. Quindi insomma il rapporto col Verona continuerà sicuramente tra, sì, Toni? Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la prossima squadra, qua i tifosi continuano a chiederci chi rimane, chi resta, chi se ne va, cosa possiamo dire? Insomma, è una squadra che va comunque rinforzata, su questo non ci sono dubbi. Una squadra che comunque si giocherà in 11, no? Quindi di sicuro troveremo il modo di avere i giocatori necessari e propedeutici alla Serie A, quindi qualche cambiamento ci sarà di sicuro, ma penso che sia prematuro parlare perché neanche io so ancora cosa dovremo fare. Però già a partire, insomma, con un punto fermo come allenatore, visto che è stato riconfermatissimo, è già una buona cosa. Con lui lavorerà naturalmente il DS Fusco. Assolutamente, assolutamente, loro due, ma erano già confermati, diciamo, vabbè, diciamo nella promozione, ma io ho visto come hanno lavorato e credo, ripeto, che in Serie A da questo punto di vista il nostro allenatore potrà esprimere ancora di più quello che è il valore dell'uomo e il valore dell'allenatore in sé che è. Presidente, per il futuro una conferma già c'è, questi splendidi tifosi che durante tutto l'anno e anche oggi hanno dato una grandissima dimostrazione d'amore al Verona. Questo penso che sia il valore aggiunto di questa città, che oltre ad essere una città meravigliosa ha un pubblico strepitoso e che, fra virgolette, merita nel modo più assoluto la Serie A, e noi faremo di tutto per difenderla a denti stretti. Rui Agnello continuerà a animare lo spogliatoio anche l'anno prossimo o è dura? Non lo so, è prematuro. Sicuramente è uno showman unico e spettacolare, oltre ad essere, se vuoi, anche un talismano, perché comunque fate tante promozioni, però ripeto, è un buon giocatore, ma di parte tecnica direi che non è il momento di parlarne. Presidente, ha già dato uno sguardo alla Serie A che si sta componendo in questo momento, sarà insomma il prossimo impegno? Beh certo, ci sono, diciamo, penso tre fasce di squadre, una irraggiungibile che sono, diciamo, le top, e le altre due che si possono intersecare, intercambiare a seconda degli anni, quindi noi cercheremo, ripeto, il nostro obiettivo chiaramente sarà la salvezza a qualsiasi costo e cercheremo di portarla a casa a tutti i costi.